Le notizie che arrivano dall'ospedale riguardo le condizioni di salute di Jelfi Guzman ci fanno ben sperare. Davide Di Meo è stato il suo allenatore a Chieti per tanti anni. Noi da te vorremmo un ricordo proprio. Com'è questo ragazzo? Classico ragazzo adolescente, quando l'ho conosciuto, quindi solare, poi diciamo la sua etnia Santo Domingo, quindi sudamericano, allegro, felice, innamorato della vita. E siamo conosciuti perché lui, venendo in Italia, aveva questa, raggiungendo la madre, aveva questo desiderio di quello di praticare il pugilato. Un amico in comune me l'ha presentato e da lì è iniziata il nostro rapporto, ecco, perché poi è diventato uno di famiglia e quindi da lì è nato il nostro rapporto e la sua pratica nel pugilato. Quindi è un ragazzo, diciamo, già pronto per muscolarmente, perché era già fisicato, insomma era già tutto disposto per questa avventura nel pugilato. Lo descrivono come un ragazzo tranquillo, un ragazzo a posto, un ragazzo, come ho detto prima, innamorato della vita, quindi non mi va che si associ in situazioni brutte, insomma, che non appartengono a lui. Un ragazzo devoto alla famiglia, infatti aveva poi lasciato il pugilato per intraprendere il discorso del lavoro, per essere sempre d'aiuto alla famiglia e la sua famiglia, diciamo, natale, i genitori, ma anche l'ultimo arrivato, il figlio. Ecco, il bambino adesso quanto ha? Credo 2 anni, sì, 2 anni. E tra l'altro la notizia era che lui voleva ricominciare anche a fare pugilato? Sì, mi aveva contattato l'estate passata, che con la classica frase "maestro mi manchi", e voleva tornare, insomma, a praticare il pugilato, visto che aveva raggiunto una posizione economica tranquilla, insomma. A questo punto gli facciamo un in bocca al lupo per le sue condizioni di salute. Un grandissimo in bocca al lupo, siamo tutti con te, Jelfi, sei un leone, dimostralo anche in questo caso maledetto.